Ravviva in noi, o Padre, nel segno di questa santa aspersione, il ricordo delle nostre origini, dall'acqua e dallo Spirito, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio mirabile in tutte le sue opere sia con voi. E con il tuo Spirito. Il Signore ha creato la terra e ha affidato all'uomo le sue risorse, perché con il lavoro delle sue mani e con il suo ingegno ne tragga alimento per sé e per i propri figli. Rendiamo grazie per l'abbondanza di questi doni e impariamo, secondo il monito evangelico, a cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Tutto il resto ci sarà dato in aggiunta. Preghiamo il Signore con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. O Dio, Creatore e Padre, Tu alle origini del mondo hai stabilito che la terra produca germogli e frutti di ogni genere, il seme per i campi e il pane per la mensa. Fa che le nostre campagne, allietate da un abbondante raccolto, frutto della nostra fatica e dono della tua benedizione, di più! È finita già! Sì, questa tradizione che vediamo qui dietro a Fossalto, la pagliara mai mai, nasce in epoca antica e nasce comunque da un sentimento, diciamo, piuttosto pagano. Diciamo che questo che vediamo, questa pagliara, è una personificazione del maio, del maggio, quindi una sorta di buon auspicio per i campi, per le coltivazioni,
Poi nel tempo anche la fede ha voluto inculturare anche queste tradizioni, quindi anche ci nasce una croce sopra, adesso verrà benedetto, poi alla fine a mezzogiorno quando si fermerà in piazza benediremo con la croce tutte le persone, quindi ci auguriamo anche nel nome del Signore una buona e abbondante raccolta anche per quest'anno. Sì, questo evento raccoglie tanta gente, vengono tanta gente da molti posti, vedremo dopo il paese mano a mano riempirsi, mano a mano che la pagliara girerà per tutti i borghi e i vicoli del paese si riempirà di gente e sarà qualcosa che richiama veramente l'attenzione di tutti. Poi questa è un'occasione per farci riassaporare anche dei piatti tipici, di farci riascoltare anche dei suoni tipici delle nostre zone. Questo strumento che cominciamo già a sentire, la scupina, è uno strumento antichissimo di origine fossaltese che si è riportato anche in uso proprio per questa tradizione. Allora, questa è un tramandata dai secoli che si faceva questa pagliara. E la pagliara l'hanno inventata i più umili del paese. Non avevano nulla uscivano sempre in questo periodo, andavano in giro per le contrade, noi non ci andiamo, noi facciamo soltanto il paese, ma loro andavano per le contrade e hanno tramandato una cosa molto importantissima per noi, è la lissima, che non è nient'altro un'aggiunta di ceci, cicerchie, fagioli e tutto, e poveracci questi non avevano niente, non avevano neanche un sacchettino per ce lo mettere. Allora mettevano tutte dentro un unico sacchetto e li mettevano tutti insieme, e quando venivano cucinati dentro la pignata, perché allora non ci si muove il fornello, prima c'è stata tanta la pignata, è uscita questa bellissima lissima, che è un qualcosa di veramente da assaggiare. Noi tutti gli anni le rifacciamo e li diamo in piazza alle persone che vengono a vedere questo evento, insomma, per noi. La pagliara, insomma, ci vuole un pochettino di tempo, perché sia per andare in giro il pomeriggio a fare i fiori e poi la sera la dobbiamo sistemarla alla meglio per poterlo portare in piazza, sennò non è tutti gli anni che abbiamo la stessa pagliara, perché ci stanno a volte dei fiori che mancano, come e quindi non è che tutti gli anni ci sta un qualcosa di diverso. Se uno vede, non ci stanno sempre le stesse cose, che stanno dei fiori che non riescono neanche a germogliare. Niente, per me è solamente un motivo di orgoglio, perché comunque porti nel paese una tradizione antichissima, quindi ripeto, è un motivo d'orgoglio e di gioia, insomma, poi vedere tutta questa gente è sempre un piacere. Io è il 20° anno che la porto, da quando c'è non si sa, perché sinceramente nessuno sa da quando è iniziata, però noi cerchiamo di portarla avanti ogni anno con impegno, umiltà e molta disponibilità. Allora, la scupina è uno strumento musicale particolare per tutta l'area che va dal Medio Biferno fino al Medio Trigno, passando per Lucito, San Biase, Castel Mauro, Monte Falcone e poi i paesi croati, San Felice, Monte Mitre d'Acquaviva. La sua particolarità è quella di essere interamente di canna, quindi al contrario delle zampogne normali, quelle che conosciamo in uso in Molise e in tante altre parti d'Italia centro-meridionale, la scupina è fatta interamente di canna, quindi ci sono tre canne di cui due digitabili e un bordone, cioè che emette sempre la stessa nota fissa, di solito la tonica, e con delle ange anch'esse di canne, ange semplici e battenti, che danno questa caratteristica unica. Altra particolarità della scupina, che era praticamente estinta, quindi le ultime testimonianze risalivano un po' a quelle che erano state le registrazioni del Cirese a metà degli anni 50, quando Cirese ebbe la capacità, la forza, la volontà, l'intelligenza di far arrivare addirittura da Roma uno dei due camion adatti che la RAI aveva adatti per le registrazioni. Vennero qui a Fossalto, registrarono
i canti, registrarono quindi anche la fattura della scopina, e grazie a queste registrazioni ed alcune fotografie storiche che ci sono state un po' fornite dai detentori di queste foto qui a Fossalto, siamo riusciti a ricostruirla senza non poche difficoltà. La fase di studio di ricostruzione è durata all'incirca 3 anni e chiaramente con tanti esperimenti falliti, quindi mucchi di canne buttate lì, messe da parte perché non avevano dato i risultati sperati, però alla fine di questo percorso siamo riusciti a ricostruire la scopina e a riportarla addirittura in quella che era il suo ambito tradizionale di utilizzo, cioè la pagliara di Fossalto, pagliara Mai Mai. Siamo fieri di questo, ringraziamo per questo gli amici di Fossalto che hanno la bontà di chiamarci ogni anno e che ci danno possibilità di ripresentare, di far rivivere, di riutilizzare, sperando che poi venga tramandata anche la capacità della costruzione di questo strumento ai giovani locali. Sì, ragazzi, la coda,